300 interinali e 150 dipendenti di cooperative che ricoprono tutta una serie di figure, dagli amministrativi all'usciere, addetti al CUP, fino al personale delle professioni sanitarie, infermieri e OSS, eccetto i medici. A questi si aggiunge circa la metà del personale della ASL dell'Aquila, quantificabile in un migliaio di unità, che è in una situazione di precariato con contratti a tempo determinato. Sono questi numeri drammatici sulla precarietà del lavoro della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, forniti oggi dai sindacati Fesica Confsal dell'Aquila nel corso di un'assemblea pubblica, disertata dai lavoratori dopo averla chiesta a gran voce, ma anche dalla politica, come era possibile aspettarsi. Unico presente il consigliere regionale Chicco Di Benedetto. La sanità aquilana si trova in un contesto di smantellamento dello Stato sociale, dichiarano i sindacati, con l'aggravante del gravissimo attacco hacker subito che l'ha riportata alla preistoria. Assistiamo a delle criticità per quanto riguarda chi doveva provvedere anche al controllo, non ad evitare, perché nessuno può evitarlo, ce l'hanno dimostrato, ma quantomeno al controllo di anomalie del sistema, e abbiamo assistito e sentiamo tutti i giorni sugli organi di stampa che c'è carenza di personale. Per quanto riguarda la forma di precariato, lo sappiamo, la ASL oggi si regge sui precari. Signori, è ora di dircelo a chiare note, poi se vogliamo nasconderci o fare demagogie, allora possiamo dire che tutto va bene. Oggi, ed è stato dimostrato con i primi interventi fatti sui terminali delle varie postazioni, quindi per ridare subito lavoro all'emergenza, a pronto soccorso, al CUP, al laboratorio analisi, sono stati anche tutti quei precari, tutti quei ragazzi delle cooperative che si sono impegnati, hanno dato il loro tempo, il loro sacrificio, e gli è stato riconosciuto, questo devo dirlo, da parte del professor Romano. Hanno dato la loro abnegazione a far ripristinare, a far ripartire quantomeno i primi servizi emergenziali. Purtroppo l'attacco hacker che abbiamo subito ha trasportato l'ASL dell'Aquila in una sorta di preistoria digitale. La risposta dei lavoratori è stata quella immediata e pronta, come era sempre avvenuto a partire dal 2009 e con la nevicata del 2012, vale a dire con il terremoto. Già dal terremoto abbiamo dimostrato che i dipendenti pubblici sono la vera struttura portante dello Stato. Anche in questo caso siamo riusciti a garantire i servizi ai cittadini. Quello che vogliamo sapere adesso è la certezza sulle sicurezza dei nostri dati, cosa ci è stato rubato e che cosa dobbiamo realmente fare per garantire la nostra privacy.